schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi che si svolge in questo garage, o meglio in tutti i garage che ci sono nella mappa, nel senso in tutti gli appartamenti, per capirci, in tutti gli appartamenti che hanno un garage. Per fare questo glitch avete bisogno di un amico e una LG normale, non retro custom, tutta completamente modificata, delle LG standard. A questo punto che cosa dovrete fare ragazzi? E come nell'altro glitch dovete invitare il vostro amico in garage, il vostro amico non dovrà accettare l'invito, vi dirigerete verso il pallino azzurro e nel frattempo il vostro amico entrerà in una missione di Rockstar. E quando sarà in questa missione voi dovrete unirvi a lui. Quindi che cosa dovrete fare? Quando il vostro amico sarà nella missione andate a start online giocatori e vi unite alla sua partita. Automaticamente non vi verrà entrare, perché comunque il glitch si può fare in sessione privata tranquillamente, e quindi se siete in privata non vi farà entrare. Una volta che siete in questa posizione ragazzi, che cosa dovete fare? Dovete cercare di muovere il personaggio. So che non sarà facile, però una volta presa la mano ci riuscirete con molta tranquillità. Dovrete muovere il personaggio e portarlo alla parte posteriore della prima auto della lista, o meglio dove lo sto mettendo io. Dovrete mettervi dietro e il cofano dell'auto. Una volta che sarete dietro il cofano dell'auto ragazzi, dovrete scambiare la prima LG con la seconda e la seconda con la terza. Il momento in cui scambierete la seconda con la terza, direte al vostro amico di accettare l'invito che gli avete mandato in garage. Quindi andiamo a vedere il momento in cui il nostro amico accetterà l'invito, che cosa succederà. Sembrerà che noi saremo invisibili, dopo un po' spawneremo e il nostro amico andrà in garage. Se il nostro amico andrà in garage e troverà la LG diciamo modificata sempre nella posizione in cui l'abbiamo lasciata, vuol dire che il glitch starà funzionando, altrimenti dovrete ripetere il procedimento. Questo procedimento va ripetuto per ogni auto che duplicherete. Insomma, una volta fuori, che cosa dovete fare ragazzi? Dovete comprare una LG normale e andrete a sostituirla con la terza auto della lista, ovviamente del garage in cui state lavorando, quindi con la terza auto ragazzi. Ricordate, una volta sostituita l'auto, che cosa dovete fare? Aspettate che vi arrivi il messaggio di conferma. E una volta che vi è arrivato il messaggio di conferma che vi è stata consegnata l'auto, entrate in garage come sto facendo io. Una volta che siete in garage avrete comunque il risultato, insomma, no? Avrete le due auto duplicate. E a questo punto che cosa dovete fare? Prendete la terza auto, o meglio quella che avete sostituito, insomma, quindi questa in questo caso, dite al vostro amico di salire in macchina con voi, andate allo Santos Custom, li prendete e gli cambiate la targa ragazzi. Allora, se gli cambiate la targa potete riportarla in garage tranquillamente e continuare a ripetere il glitch. Se non gli cambiate la targa potete venderla direttamente. Io in questo caso cambio la targa e la riporto in garage per farvi vedere che comunque i duplicati ci sono. Ragazzi, mi raccomando, non uscite dal garage senza il vostro amico, altrimenti l'auto tornerà normale e dovrete ripetere un'altra volta il glitch. Il glitch è abbastanza semplice, penso di averli portati per tutti i gusti oggi, insomma per tutti i garage e tutte le situazioni. Manca solo un glitch da fare da soli, che però
ancora non c'è, ragazzi. Quindi detto questo, vi lascio un saluto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, così mi stimolate ancora di più a fare video. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.